Inchiostro e metallico. Un volo perfetto. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Continua il nostro provare materiali mettendoli in piccole opere d'arte. Proviamo una piccola farfalla. Vi ricordate la farfalla d'inchiostro che ho fatto la volta scorsa? No, ve la metto qui dove c'è lei col pallino. In quella pagina avevo disegnato 3 farfalle. Oggi faremo la seconda delle 3. Ma prima di passare al tutorial vero e proprio, vorrei dirvi 2 cosine. Innanzitutto, grazie per il supporto che ci avete dato durante la trasmissione di TV 2000, l'ora solare, a cui abbiamo preso parte. Paola Saluzzi è stata carinissima nell'ospitarci e voi siete stati veramente speciali nel dimostrarci quanto tenete a noi e quanto ci volete bene. I vostri commenti, i vostri complimenti, la vostra carineria, il vostro affetto, sappiate, arriva tutto in maniera corposo e tangibile, quindi grazie. Grazie anche, ora approfitto per fare qualche ringraziamento, grazie anche a tutti coloro che non sono stati tantissimi ma sono stati speciali, hanno contribuito e stanno continuando a contribuire al progetto Arte per te. Per contribuire al progetto Arte per te vi basta cliccare dove c'è il pulsante PayPal sulla home page del canale, contribuendo con un vostro contributo appunto alla vita del canale. Ripeto, non siete stati tanti, però devo dire che quelli che ci sono stati ci hanno fatto più piacere nella motivazione che non nel quantum, nel senso potevate darci un centesimo o 50 miliardi di euro, insomma, se ci davate 50 miliardi di euro venivamo a casa vostra a ringraziarvi, però scherzo, però mi fa piacere far passare il messaggio che vi ringraziamo per il supporto, oltre che materiale, anche morale tangibile che ci date. Questo non vuol dire che non siamo grati anche a coloro che non lo faranno o che non l'hanno fatto o che non lo fanno. Noi siamo grati a tutti solo per il fatto che siate qui a guardarci, ma capite bene che vedere che qualcuno di noi si muove e ci manda veramente del suo qualcosa per migliorare il canale, cosa che stiamo già facendo in attrezzatura, sappiatelo, a noi fa tanto 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 piacere. E quindi grazie a tutti, a chi ha potuto, a chi non ha potuto, a chi ha voluto, a chi non ha voluto, grazie per essere parte di questo speciale mondo che è Arte per te. In più vorrei ringraziare tutti coloro che si sono iscritti su Potitoy. Sensino è felice di vedere il suo canale crescere, tornerà prestissimo con un nuovo video, mi dispiace ancora non lo vedrete per un po', però l'avete già visto su TV 2000, quindi sapete chi c'è dopo, dietro quelle manine operose su Potitoys. E ringrazio tutti coloro, si vorranno iscrivere anche su Due Cuori Una K e su Ombretta, i miei altri due canali. Vi prego di passare ad osservarli, a vederli, e se vi piacciono cliccate su iscriviti per rimanere con me più a lungo possibile. Vi aspetto anche su Instagram, ma adesso basta parlare. È giunto il momento di fare volare una farfalla piena di toni metallici. Andiamo di là e vediamo cosa si fa. Ed ecco l'occorrente per la mia nuova farfalla. Farfalla Liberty nel mezzo. Userò per renderla splendente i miei Stabilo Pen 68 Metallic. Userò della Pilot la Choose 07 bianca in gel e poi una selezione di Sadler per come penne ad inchiostro permanente di varie misure, 07, 05, 005, matita, gomma elettrica, gomma pane. Iniziamo subito. Allora, iniziamo subito definendo questa farfalla. L'avevo cominciata insieme a voi in questo video che vi metto qui dove c'è lei col pallino, in cui poi abbiamo fatto questa qua. Adesso per questa procedo in maniera sostanzialmente differente, perché voglio fare una sorta di zentangle tra enormi virgolette, quindi un disegno ritmico con basi metallizzate. E allora comincio subito dal corpo della mia farfalla, dando appunto
un bel colore verdone e un bel colore dorato nella parte inferiore, che adesso però imbastardirò col verdone. Quindi adesso definisco tutti i campi della mia farfalla con colori differenti. Adesso riprendo tutte le bordure con la penna, uso una 05 per sbrigarmi. E adesso comincio a particolareggiare ogni sezione della farfalla con un decoro differente. Adesso inizio a matchare le tinte per rendere la farfalla variopinta. Cosa significa? Nel rame qualche tocco di blu e negli altri colori mischio le tonalità. Con questi colori posso farlo perché, avendo una punta così rigida, non si piega e quindi non rischio di contaminare parti che invece non voglio colorare, e quindi proprio ho scelto gli stabilo proprio perché hanno una punta molto a pennarello comune, diciamo così, e non a pennello, e questa cosa per certi lavori è veramente una manna dal cielo. Infatti con una pressione più prolungata riesco ad allargare il pallino, ma basta appoggiarmi leggermente per fare delle palline piccole della misura che servono proprio a me, a seconda di come ho decorato la mia farfalla. A questo punto entra in gioco la penna gel bianca, che dovrà rischiarare qualche punto qua e là. E adesso, per finire, con la 05 vado a fare tutte le ombreggiature e tutte le rifiniture più sottili all'interno della mia farfalla. Molto spesso mi chiedete dell'ombra, dite: ombretta, ma perché metti le ombre da entrambe le parti? Perché, ragazzi, da dove arriva la mia luce? La mia luce arriva da due fonti alte, una a destra e una a sinistra dall'alto. Quindi se io ho un oggetto su un piano, come vedete, fa due ombre, una da una parte e una dall'altra. In questo caso ne fa di meno da questa parte perché sono più vicina a questa luce, ma se la metto a pari distanza dalla luce, come vedete, mi fa lo stesso tipo di ombra a destra e a sinistra. Quindi la fonte di luce è dall'alto
però dall'alto destra e sinistra, così come in una fonte irrorata vengono nelle bacheche illuminate questo genere di insetti. Quindi cominciamo. Quando avete dei dilemmi sulla luce, non fermatevi al disegno, ma fate le prove voi stessi. Vi accorgerete subito di quello che succede con una fonte di luce, due fonti di luce, da dove può derivare la luce, perché poi alla fine, per rendersi conto, la cosa più importante è provare la luce dal vero. È anche vero che per gradevolezza artistica si può anche decidere di elidere qualche ombra, perché magari non si confà quella che è la chiarezza del disegno, e quindi anche per una gradevolezza estetica ci sono delle licenze, diciamo così, poetiche, che possono essere portate avanti. Per continuità di messaggio creativo, io faccio le ombreggiature come le ho fatte sulla farfalla precedente, quindi un puntinato scomposto diradato verso l'esterno e molto fitto verso l'interno. Adesso qui andrò velocissima perché voi già sapete come si fa se avete visto il video precedente, se no lo trovate tra le, dove c'è la I col pallino, e io così completo la mia seconda farfalla. Come vedete qui malamente ho sporcato, ma non vi preoccupate perché grazie al genere di carta che è, impegnandomi un pochino, anche se è penna, con la gomma elettrica che Enzo mi ha prontamente dimezzato, riesco a pulire il foglio. Per questo non mi sono scomposta più di tanto quando con la mano ho portato traccia della penna. La carta deve essere vostra alleata, e nei disegni con la penna ci deve essere una carta che ben faccia attecchire la penna, ma che nello stesso tempo possa essere rimossa se non è data con intenzione. Io per questo video ho usato la Fabriano Bristol, che come vedete su sfumature superficiali riesce a cancellare facilmente anche la penna. Voilà, anche la nostra seconda farfalla è pronta. Tra un pochino il quadretto sarà finalmente completo per essere appeso sulla mia parete insieme alle altre farfalle. Sto facendo i due quadretti lunghi con le tre farfalle in verticale, ne ho due da fare, quindi questo è il primo. Io lo capisco che voi mi chiedete di fare un altro animale, ragazzi, ma io ottimizzo le tecniche in base anche a quello che mi serve di fare nella vita vera. Quindi in questo momento mi servono farfalle, quando mi serviranno leoni state certi che li porterò anche sul canale. Bene, adesso vi lascio alle foto, perché i toni come sempre sono meno vividi nel disegno e saranno più vividi sulle foto, e noi ci vediamo subito dopo. Ciao, un grande bacio. Bella, è un po' Liberty questa farfalla, è molto particolare, sembra quasi una spilla, un gioiello, un monile. Bene, io mi sono un sacco divertita ad usare sia gli inchiostri classici, le penne, che le Stabilo, le Pen 68 Metallic. Ho usato queste e non altri colori, innanzitutto per farvi vedere come performano, sinceramente, e secondo poi per farvi vedere come riescono ad impermearsi nei minimi particolari senza farvi mai
sbordare, per farvi vedere come il controllo della penna è esattamente uguale a quella di un pennarello classico, quindi con cui tutti abbiamo una certa familiarità. In due parole, sono semplicissimi da usare e l'effetto è fantastico. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi uno scintillante pollice in su, condividetelo sulla vostra pagina Facebook e soprattutto tornate qua anche per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!